uno splendido dipinto del pittore Raffaele Li Mauro, napoletano ma formatosi in America, che risente di questi echi secessionisti di origine europea. Un Ottocento sconosciuto, testimoniato dalle opere di artisti quasi ignoti accanto ad autori più famosi. Una pittura di gusto variegato, di intuizioni inaspettate, che oscilla fra il realismo e la visione, fra il racconto e l'ironia. È la mostra L'altro Ottocento, allestita da Isabella Valente nel complesso di San Domenico Maggiore, che mette assieme opere di proprietà della città metropolitana fino ad oggi quasi mai esposte al pubblico. Sono tutti quadri pubblici, tutti quadri di un'unica grande collezione, la collezione della provincia di Napoli, che oggi è diventata città metropolitana. È una collezione che inizia nel 1861, quindi all'indomani dell'Unità d'Italia, quando la deputazione provinciale diventa socia azionista dell'allora nata Società Promotrice di Belle Arti. Esistevano tanti artisti di cui si sono perse le tracce e quindi perciò l'abbiamo chiamata l'altro Ottocento, perché un Ottocento altro, cioè un Ottocento non è noto, non è famoso. Autori ignoti che spesso sono stati contraffatti sul mercato, quindi se ne sono anche perse le tracce. Per esempio noi abbiamo uno straordinario Antonio Corrado Riglia, di cui nessuno sa nulla. Questo dipinto è di un pittore veneto, Guglielmo Ciardi, un pittore importantissimo veneziano. Questo testimonia che anche gli altri artisti dalle altre regioni d'Italia venivano a disporre alla promotrice. Questo è un pittore che ha lavorato con i macchiaioli di Firenze e ha tenuto a esporre alle promotrici di Napoli per tutti gli anni 70, quindi segno che per lui era importantissimo continuare a esporre a Napoli. Gusto pompeiano, orientalista, la pittura di genere, il rinnovamento del paesaggio con la scuola di Resina, fino agli ultimi epigoni dell'Ottocento, quindi con questi echi simbolisti, che poi promettono le nuove scelte novecentesche, quando all'inizio del secolo arrivano a Napoli anche gli echi secessionisti. Nonostante avesse perso il ruolo di capitale del regno, con l'unità Napoli mantiene per tutta la seconda metà del secolo il ruolo di capitale dell'arte. Che cosa sta facendo la donna inginocchiata? Sta pregando? Sta espiando una colpa? È una vedova? Ha un lutto? O sta per caso tentando di aprire appunto il cancello della cappella? Per far qualcosa di male, di losco, o semplicemente per avvicinarsi di più al santo. Carlo Tito Dal Bono nel 1879 scrive che questo dipinto non dovrebbe chiamarsi dottrina cristiana semplicemente, ma dottrina cristiana ad un gomitolo. La mostra potrà essere visitata fino al 28 febbraio.